Siamo con Marina Marcorino dell'azienda Punset in quel di Neive, una bravissima produttrice, giovane, volenterosa e di grande successo. Cosa ci racconti della tua azienda? La mia azienda è un'azienda semplice che non ha mai pensato di fare investimenti diversi da quelli della qualità, della vigna, del territorio e della tradizione. Come tu sai, io credo molto nell'agricoltura biologica, sono oltre 30 anni che applichiamo questi metodi nella mia azienda e ne sono sempre più soddisfatta e vorrei che diventasse un esempio seguito tantissimo in largo. Quali sono i limiti all'espansione dell'agricoltura biologica in un momento nel quale, tra l'altro, c'è un notevole richiamo da parte del pubblico verso il rispetto della natura, tutti questi elementi? I limiti, parliamo di limiti umani? Sì, sì. I limiti umani sono il fatto che c'è poca conoscenza dell'argomento, c'è molto timore da parte dei colleghi, principalmente degli agricoltori che sono abituati ad uno sfruttamento della terra in modo intensivo e che vogliono ottenere dai loro vigneti, ma non solo dai vigneti, perché comunque dai nostri terreni tanta produzione, anche magari cercando di fare qualità, ma per fare questo devono spingere utilizzando tanto la chimica. E invece è molto interessante vedere che cosa succede quando tu ritorni a un'agricoltura più consapevole, nel rispetto dell'ambiente, perché cambia tutto il paesaggio e cambia anche il rapporto stesso con le piante. Questa è la cosa più difficile da spiegare, perché io ho visto che, proprio per la mia esperienza, tantissimi colleghi mi si rivolgono e mi chiedono informazioni su come si fa, ma poi quando devono iniziare, da noi la primavera è notoriamente piovosa con l'erba che cresce, sono subito intimoriti da questo problema e quindi questo è già il primo ostacolo, che poi chiaramente segue altri problemi di tipo proprio di rese. I primi anni è più difficile, i vigneti devono reagire così come i frutteti, e allora i primi anni sono proprio fatti da una convinzione che viene dal cuore: se tu ci credi lo fai. E la gente purtroppo non ci crede, non ha la consapevolezza di quello che succede nella terra, e di quelli che sono i residui che rimangono, cioè tutti questi diserbanti che adesso hai fatto un giro in Langa, vedi anche tu cosa succede, sono tutte eredità che lasciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, e poi ci stupiamo se le cose vanno come vanno e gli ospedali sono pieni. Questo è un po' il problema. E quali sono i rimedi a tutto questo? Cosa bisogna fare per fare in modo che appunto il concetto del rispetto del suolo sia più secondo efficace? Me bisognerebbe partire proprio da una politica di consapevolezza a tutto campo, che adesso purtroppo non è voluta perché l'industria chimica è molto forte. Quindi determinati dati che ci sono mantenuti all'oscuro di tutti, per cui la gente, se non si informa perché si vuole informare, non sa che il latte contiene delle sostanze che possono essere estremamente nocive, che le mucche sotto stress producono tossine insieme al latte, quindi queste le diamo ai nostri figli, ai nostri bambini, le mangiamo tutti i giorni. Oggi attingere a questi dati è impossibile, se tu te li vai a cercare, ma io avevo letto recentemente un articolo scientifico di due dottoresse americane che dicevano che il residuo dei pesticidi che sta dentro i limiti consentiti dalla legge non è letale, o quantomeno non è molto dannoso. Però il problema qual è? Che noi consumiamo talmente tante cose nell'arco della giornata, nella dose quotidiana, che rimangono nei limiti, ma noi sicuramente li superiamo. Questo neanche al consumatore viene detto, e immaginiamoci l'agricoltore, anzi poi tantissimi agricoltori sono autogestiti, per cui vanno nel negozio che vende i prodotti dell'agricoltura, che ti dice la dose è un
chilo, ma se tu ne metti un chilo e due etti per ettaro, vai anche meglio. Quindi avanti con le dosi, ciao, super calibrate. E secondo me questo è proprio il problema grave, no? Il fatto di spiegare alla gente come stanno le cose, da noi non capita, purtroppo è così. E bisognerebbe partire da un'informazione proprio alla base. Quando la gente chiede perché, non viene detto. E nel mondo del vino come sta andando? Nel mondo del vino quantomeno qualcosa si è mosso, nel senso che grazie anche a questi piani di sviluppo rurale che prevedono un contenimento delle sostanze chimiche di sintesi, si è ridotto in modo abbastanza importante. Certo è che certi prodotti sono sempre lì. Io in particolare ho questa grandissima allergia al diserbo, perché il processo del diserbo è gravissimo, nel senso che questi composti chimici che vengono somministrati al terreno per distruggere le male erbe devono essere cambiati ogni 5 anni, perché le male erbe si adattano e quindi chiaramente. E allora cosa succede? Che nel terreno si accumulano sostanze tossiche anno per anno, residui, che vanno a finire tutti nella falda acquifera. E su questo argomento purtroppo non si riesce a fare niente, perché gli agricoltori in generale hanno proprio paura dell'erba. Io ad esempio nella mia azienda, che da quando è di proprietà della nostra famiglia non ha mai visto un diserbante, mi sono oramai abituata a non tagliare neanche più l'erba, e vedo come guardano i miei vigneti, i miei colleghi, no? Perché effettivamente sono diversi, ma poi sono diversi anche i colori, cioè è proprio tutto diverso. Chiaro che la mia resa per ettaro non è uguale a un'azienda che utilizza questi sistemi. E secondo me questo dovrebbe essere il primo punto da cui partire, quello di dire facciamo un progetto di territorio, oltre che di qualità, che già sta andando avanti e che, come tu sai perfettamente, va nella direzione del contenimento degli impianti, nella diminuzione delle rese. Sarebbe molto bello dire facciamo un progetto che dica nelle Langhe si usa l'agricoltura sostenibile al 100%, che vuol dire anche andate a passeggiare nelle vigne senza avere paura di avvelenarvi. E questo adesso ho visto che negli ultimi tempi, proprio perché quest'anno è un anno da erba incipiente, qualcuno dei nostri colleghi sta iniziando a fare delle segnalazioni. Guardati un po' intorno e vedi, siamo a novembre o siamo a marzo, perché comunque è tutto marrone, però la sensibilità su questo argomento è ancora molto bassa. Quali altri sono gli elementi che potrebbero, come dire, modificare positivamente il rapporto dell'agricoltore con la natura? Potrebbero essere degli accertamenti clinici. Personali. Guarda, io vedo tanta diffidenza. L'agricoltore puro è quello che secondo me è il più problematico, perché è quello che alla fine ha un ricavo esclusivamente dal frutto della terra, quindi non vuole esporsi al rischio, o comunque vuole farlo nel modo più basso possibile. E dobbiamo anche dire che oggi l'agricoltura non è remunerata per quello che vale. Parlo della vite così come tanti altri prodotti, cioè se ci fosse effettivamente la consapevolezza che per fare le cose bene bisogna anche dare a loro un valore, forse l'agricoltore sarebbe più sensibile anche a questi aspetti. Invece alla fine il soldo è quello che fa sempre l'ago della bilancia, ed è molto triste, perché la maggior parte delle persone è molto sensibile all'aspetto esterno, no? Quindi tutto deve essere bello, magari anche la disponibilità a spendere su delle belle suppellettili di abbigliamento, di scarpe, auto, però poi quello che invece ci mettiamo dentro tanto non si vede, per cui non sono disposto. Si vada meno. Sì, e quindi sai, non sono magari disposto a spendere 5 euro per un cestino di fragole, ma sono disposto a spendere 500 euro per un paio di scarpe.
forse io farei più attenzione alle fragole, personalmente. E lo stesso discorso vale per il vino, chiaramente, perché poi se tu dici vado a comprarmi una bottiglia di vino, il mio budget è 5 euro al supermercato, è chiaro che per arrivare a dar guadagno a tutta la filiera non si può sicuramente pensare di grande qualità, no? Certo. Questo è innegabile. Per cui credo che la leva sia proprio quella. Il fatto stesso che si sia passati a un'agricoltura più consapevole, quantomeno nell'uso di alcuni prodotti come i sistemici, che per fortuna sono adesso abbastanza in disuso, è stato perché attraverso la regione Piemonte si sono fatti proprio dei piani di sviluppo che prevedevano le limitazioni di questi prodotti di sintesi in agricoltura. Adesso hanno tolto tutti i contributi sull'agricoltura biologica, come tutta risposta, no? in una direzione dove ci sarebbe molta necessità, anche per dare lavoro alla gente, perché l'agricoltura è comunque un grandissimo serbatoio di lavoratori, che invece alla fine, vediamo noi stessi, sono sottopagati, in tantissime regioni d'Italia ci sono questi scandali del caporalato, non in Piemonte, dove diciamo la situazione è ancora abbastanza rosea, ma basta che ci spostiamo verso il sud Italia e ci sono persone che vengono sfruttate. Perché? Perché l'uva non viene pagata, così come i pomodori, le arance, tutto quello che effettivamente fa parte della grande produzione agricola nazionale. Trovo che nel nostro paese ci sia pochissima sensibilità su questo, che è uno dei pilastri dell'economia italiana, no? E che è anche un'eccellenza che ci portiamo in giro per il mondo, perché poi l'Italia effettivamente porta in giro la sua bandiera insieme a dei piatti tipici, a dei vini, a degli oli, per cui ha tutta una serie di prodotti di filiera che derivano da lì. Ma il mondo del vino riesce a fare sistema, riesce in qualche modo a rendersi partecipe di alcune scelte, di alcune iniziative che possono migliorare la posizione del vino italiano nel mondo? Il problema, diciamo, che è un po' legato al fatto delle teste delle persone. Nel nostro paese, in Italia, non esiste un coordinamento per il settore vino, ma esiste un settore ICE vini che, parliamoci chiaro, è abbastanza scadente. E anche l'agroalimentare, secondo me, è coordinato in modo da non valutare in modo appropriato le eccellenze, ma il prodotto di massa. Trovo che in questo noi dovremmo invitare molto di più i nostri vicini di casa francesi, che invece portano fuori il meglio di sé e sono veramente capaci di presentare i propri prodotti. Il sistema italiano è comunque legato alla mentalità degli italiani, che del campanile, no? Io penso al mio orticello, che vada bene, e la politica non è quella di dire cerchiamo di fare squadra e di fare qualcosa tutti insieme, quindi o si trovano delle persone che tra di loro creano relazione e portano avanti dei progetti, che però per tanto che si voglia fare non possono essere super incisivi per un motivo molto semplice, e le risorse finanziarie non sono mai così alte da poter fare delle cose importantissime. Però un progetto che coinvolga un intero territorio è difficile da coordinare, perché sono i protagonisti stessi che mancano. E io ho visto che ad esempio quest'anno, che coi consorzi abbiamo per la prima volta creato questa manifestazione Grandi Langhe, nell'intento proprio di far crescere questa zona come immagine prima di tutto, perché secondo noi quando si parla di territorio si parla un po' tutto tondo, abbiamo avuto veramente tante difficoltà iniziali, ci abbiamo messo quasi 2 anni a partorire questa cosa, e il primo impatto è stato positivo, però le aziende che hanno partecipato erano una piccola rappresentanza di quelle che sono le aziende locali, mentre sarebbe stato bello avere una risposta corale, no? E poi se pensi che in territori piccoli come lo stesso Barbaresco, che tu sai fa parte, è proprio la mia terra, vedi che ci sono vecchie rivalità che risalgono a 100 anni fa o forse 200, e che quindi impediscono l'aggregazione perché ci si porta dietro queste cose.
cose, quindi l'idea di dire cresciamo tutti insieme, io ogni tanto penso facciamo 4 milioni di bottiglie, potremmo essere veramente il fiore all'occhiello dell'enologia italiana, no? Perché ne facciamo troppo poco. Eppure sappiamo tutti quali sono poi le problematiche che invece questo prodotto incontra sul mercato, proprio perché non c'è una squadra, non c'è un gruppo che la tira. E la tua azienda come ti pare stia andando? Ma la mia azienda... Sei soddisfatta, diciamo così? Io sono così, soddisfatta, abbastanza soddisfatta di quello che riesco a ottenere. Non ho mai pensato di fare delle cose mega galattiche, ho sempre pensato di lavorare con quello che ho, senza progetti di crescita a dismisura, perché i miei obiettivi sono comunque quelli di avere un equilibrio anche di vita. Quindi devo dire che ho aumentato la mia produzione legata proprio a quello che sono le mie vigne, che non sono tante, perché la mia azienda poi con i suoi 17 ettari non è che possa essere considerata un'aziendona. Oggi diciamo che vinifichiamo quasi tutta la produzione aziendale. Sicuramente il mio mercato principale è il mercato straniero, dove se quando ho iniziato mi sono indirizzata per questioni meramente finanziarie, perché era molto più facile vendere 600 bottiglie a una persona all'estero che vendere 600 bottiglie a 10 persone qui. Poi, grazie alla nostra scelta agronomica, è stato anche più facile penetrare in mercati molto più sensibili a questo argomento. E quindi chiaramente i momenti così critici sul mercato nazionale, essendo presenti sui mercati esteri abbastanza forti, abbiamo sentito meno questo aspetto, anche se è innegabile che la situazione in generale economica sia un po' difficile. Quello che mi fa molto piacere è che nel corso degli anni sono riuscita a dare ai miei vini un'impronta molto personale, e che è proprio quello che io voglio comunicare. Cioè, i miei vini sono un po' l'espressione di Marina, e per me questo è un buon risultato. Poi, per quanto riguarda la collaborazione, sai che io sono una che tende a radunare i popoli, per cui il più possibile cerco di collaborare sia col territorio e sia con aziende fuori dal territorio. Con le aziende fuori dal territorio abbiamo anche un progetto commerciale. Nel territorio invece la mia speranza è di riuscire a coinvolgere maggiormente soprattutto le nuove generazioni, no? Che adesso sono più aperte perché hanno girato il mondo, perché lo girano, e quindi hanno anche una mentalità, se vuoi, un pochino nuova rispetto alla consuetudine di Langa. Cercare di convincerli a lavorare tutti insieme per un futuro migliore, che non vuol dire solo vendere più vino, ma vuol dire rendere tutto questo territorio più bello, più vivibile, e fare sì che i nostri ragazzi non pensino esclusivamente a ok, mi devo laureare in chissà che cosa per trovare un posto di lavoro magari in Francia, magari in Germania. Cioè, secondo me questo è molto importante. E adesso sono molto contenta perché nel consorzio di tutela il Barbaresco è molto ben rappresentato, e ci sono tre persone che io stimo, che sono una di Treso, una di Barbaresco e poi ci sono io che mi autostimo, e questo forse permette anche di creare un legame, anche perché siamo tutti in una generazione intermedia, a parte uno che è molto giovane ma che ha dietro un papà molto solido, e forse questo vorrebbe dire creare un coordinamento finalmente sul Barbaresco. C'è tanto da fare, tantissimo. Il mondo del vino piemontese è un po', come dire, chiuso su se stesso, difficilmente si apre, non comunica tantissimo, diciamo così. Avete in mente qualcosa su questo ambito? Su questo ambito abbiamo in mente, sicuramente lo spunto principale è questa nuova manifestazione che vogliamo far crescere, che dovrebbe essere un po' quello che succede in Borgogna. Chiaramente la Borgogna ci ha messo 100 anni e noi speriamo di, grazie alle tecnologie moderne, di vedere ancora qualche risultato mentre siamo vivi. E cerchiamo anche comunque di coinvolgere di più i ragazzi, perché i ragazzi sono quelli che poi alla fine possono avere delle iniziative. E
quello che bisogna fare è avere fiducia in questi ragazzi, in questi giovani, perché io ho visto con la mia esperienza, che secondo me è anche abbastanza particolare, perché io sono stata la prima ragazza, perché all'epoca ero molto giovane, più o meno 20 anni, a fare il vino da sola, senza un papà, un fratello, un nonno, qualcuno che mi aiutasse, in un contesto completamente maschile e in un contesto fatto di persone molto più grandi di me. E ho veramente faticato. Cioè all'inizio è stata durissima, la sfida era più verso tutto questo contesto che non verso me stessa. E ho trovato che quello che mancava sempre era la fiducia nelle potenzialità di un giovane, in quelli che sono i sogni, perché se tu non dai fiducia ai sogni dei giovani, hai già tarpato le ali, no? E purtroppo la nostra zona è un po' così, ci sono queste figure autoritarie storiche, sicuramente capaci, che però non hanno mai... Non è consueto che dicano al figlio ti butto giù dalla barca e nuota, no? Anzi, li portano, li accompagnano in un percorso che alla fine conferma quella che è la tradizione. È per questo che noi andiamo avanti, secondo me. Cioè vorrebbero far ripetere lo stesso percorso. Sì, insomma. È un po' così. Se tu vedi, alla fin fine si scivola sempre sulla stessa buccia di banana. E se tu vai a indagare i personaggi, sono sempre gli stessi che si ripetono nel tempo. Secondo me anche questi fenomeni prorompenti che si manifestano negli ultimi tempi con vini, con nomi particolari, piuttosto che, sono proprio una reazione al fatto che null'altro capita nel territorio, per cui basta che una persona si svegli una mattina e dice già e abbiamo già fatto qualcosa. Invece i nostri ragazzi, secondo me, avrebbero veramente necessità di poter volare, perché potrebbero farlo volare questo territorio, dobbiamo crederci. Brava. Grazie. Grazie, cara. Grazie a te. È stato un piacere ascoltarti. Anche per me è stata una bella chiacchierata. Bravo, benissimo. Adesso tanti auguri. Mi spiace solo che non mi sono fatta il trucco, ma sono più natura, sono più biologica. Una donna biologica, brava, benissimo. Donna biologica.